risulterà determinante il gol di Nocerino, che nel primo tempo finalizza la manovra dei Sanniti, mentre il rigore di Gigi Molino e l'imprecisione sotto porta degli Irpini non consentono di portare a casa un punto comunque meritato. Alla fine della gara non si fanno drammi, seppur consapevoli che la classifica ora inizia a piangere e possono andare in frantumi i sacrifici fatti finora. Malgrado tutto, l'Avellino resta in vetta in solitudine, ma c'è quel punto interrogativo sul primato posto dal rinvio di Crotone Teramo. Nello di Costanzo getta nella mischia sin dal primo minuto l'Irpino Doc Cerchia, che svolge in pieno il suo compito. Salvatore Vullo ripropone l'undici tipo, ma questa volta la linea difensiva non è impeccabile e l'attacco non si conferma cinico come nelle domeniche precedenti. A centrocampo regge solo Daniele Cinelli. Die è un fantasma in campo. Il gol di Nocerino scatena l'ira della squadra irpina. Nel secondo tempo non viene segnalato un netto rigore su Molino. La palla era in gioco. Poco dopo Giannocaro si rifà e fischia un penalty dubbio sul Drago. Stavolta gli va male, complice anche la bravura di Lotti, subentrato poco prima a Bassù. L'Avellino resta in zona offensiva, ma stavolta va tutto storto. Il Benevento colpisce anche un palo. In campo vincono le streghe, fuori invece il servizio d'ordine organizzato dalle due questure. Da evidenziare solo alcuni incidenti nel post gara, per fortuna senza conseguenze. Ora bisogna rimboccarsi al più presto le maniche, perché questo campionato sta confermando di essere molto più equilibrato di quanto si potesse realmente immaginare alla vigilia.